Da tanto tempo a Messina non veniva varata una nave. Questa mattina per l'occasione c'era anche il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli, che alla presenza del management di Intermarine e delle autorità civili e religiose ha varato l'unità navale polifunzionale ad altissima velocità battezzata Angelo Cabrini dal nome dell'ammiraglio incursore della Regia Marina, decorato con medaglia d'oro al valor militare per l'affondamento dell'incrociatore pesante inglese York il 26 marzo del 1941. Madrina dell'unità la signora Anna Accardo, madre del secondo capo Nicola Fele, incursore della Marina Militare, insignito con la medaglia d'oro al valor di Marina, deceduto in servizio nelle acque del Basso Adriatico il 15 febbraio del 92. Nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e dell'elevatissima professionalità della nostra industria nazionale, intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese, ha affermato l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Si tratta del frutto della produttività del nostro paese, un prodotto che al pari di altri caratterizza il cosiddetto Made in Italy, famoso e apprezzato in tutto il mondo. Intermarine ha maturato negli anni una solida esperienza e conoscenza delle problematiche relative alla progettazione e alla costruzione di navi militari con requisiti operativi molto stringenti, ha invece dichiarato Livio Corghi, amministratore delegato di Intermarine, che proseguirà presso il cantiere di Messina le attività di allestimento dell'Angelo Cabrini, la cui consegna è prevista ad aprile del 2019.